a Kakuri, nel Crotonese, uno dei borghi più belli d'Italia. Tantissimi gli eventi che hanno allietato le serate di questo mese di agosto. Oltre al premio letterario Kakuri, che ha assunto ormai rilevanza nazionale, gradevole è stato anche il programma offerto dalla Pro Loco locale, dall'Associazione Arte in Gioco, dalla Fondazione Terzo Millennio, dal Comune e dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie, che unitamente al Comitato Feste ha organizzato la consueta festa di San Rocco. Tra le stradine del borgo, sino a giungere alle sontuose sale del castello, alcune mostre di pittura, fotografiche e un percorso letterario dedicato al noto scrittore cacunese Olimpio Tallarico hanno reso ancora più interessante le visite guidate dei tanti turisti giunti sul posto. Siamo con Filomena Guzzo, nota artista cacurese che ha riproposto in una saletta del castello un giardino virtuale sospeso in una realtà surreale, fiabesca. Cosa hai voluto esprimere con questa tua creazione? Diciamo che questa installazione racchiude un po' quello che è la mia idea di arte, è un riassunto, no? È come aver costruito un cubo con all'interno tutte le esperienze di questi anni. E infatti non a caso Del sono tuo paese. ritornata dove ho fatto la mia prima mostra, però con il vero lavoro che rappresenta tutta questa esperienza. Domenico Lopez in Arte Pane. Cosa vuoi appunto esprimere con la tua arte? Una, diciamo, rappresentazione di ciò che io vivo nella vita. Queste opere sono un lavoro che mi ha impiegato 2 anni della mia vita, da 2 anni a questa parte. E con Ernesto Maffei percorriamo un viaggio a ritroso nel tempo. Perché questa mostra? Questa mostra fotografica l'ho dedicata a Kakuri e ha come titolo Nei segni essenze di memoria. Un viaggio appunto a ritroso, come diceva lei prima, nel passato di Kakuri, nei simboli di Kakuri, in quei simboli che ancora vivono, sono presenti e che rappresentano, diciamo, un passato, un senso di appartenenza che, diciamo, coinvolge tutti, coinvolge me, coinvolge la popolazione, perché sono simboli che, diciamo, ti fanno viaggiare appunto a ritroso nel tempo e che ti danno la dimensione di quello che era un vissuto, un modo di vivere che auguriamoci possa appartenere anche al futuro.